It's an honor to share the word of the Lord with you this evening. È un onore condividere la parola di Dio con voi stasera. And I want to take you to a very familiar Bible verse. E voglio portarvi ad un verso biblico molto familiare. Many of you could quote this verse. Molti di voi, se non tutti voi, potreste ripeterlo a memoria. Hebrews 11 and 1. Ebrei capitolo 11 verso 1. Now faith is the substance of things hoped for. Ora la fede è certezza di cose che si sperano. The evidence of things not seen. Dimostrazione di realtà che non si vedono. I'm going to read this to you out of one other English translation. Voglio leggervi questo verso da un'altra versione biblica in inglese. Now faith is being sure of what we hope for. Che dice, ora la fede è essere sicuri delle cose per cui noi speriamo. And certain of what we do not see. E certi delle cose che noi non vediamo. To that verse, I want to add one more verse. E a questa versione voglio a questo verso voglio aggiungere un altro verso. The same chapter, lo stesso capitolo. Chapter 11, capitolo 11, verse number 7. Il verso 7. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, prepared an ark to the saving of his house. Con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. By the which he condemned the world. Con la sua fede condannò il mondo. And became heir of the righteousness which is by faith. E fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Look at the beginning of the verse again. Guardate all'inizio del verso di nuovo. By faith Noah. Per fede Noè, being warned of God, divinamente avvertito, of things not seen as yet, di cose che non si vedevano ancora. My subject to you this evening is this. Il mio titolo stasera è questo. Faith, fede, the evidence of things not seen as yet. L'evidenza di cose che non si vedono ancora. Hallelujah. Amen. God's purpose for this message. Il proposito di Dio per questo messaggio is to help us get a better grip on this matter called faith. È per aiutarci ad afferrare in modo più comprensivo il soggetto fede. And he would speak into some of your lives here tonight. E Dio parlerà alla vita di qualcuno di voi stasera. And reinforce your faith. E rafforzerà la tua fede. That just because some of the promises you have been holding on to, semplicemente perché delle promesse a cui vi siete aggrappati, have not been seen as yet, non sono ancora state viste adempiute ancora, non ancora. It does not mean they are not going to happen. Non significa che non succederanno. Because faith. Perché fede is the evidence è l'evidenza of things not seen as yet. Di cose che non si vedono ancora. Put your Bibles down. Mettete giù le vostre Bibbie. Together, applaudite insieme and al let's Signore. Thank God for his word. E alziamo la nostra voce e ringraziamo Dio per la sua parola. Yeah. Alleluia! Hallelujah! You may be seated. Potete accomodarvi. Faith is literally the title deed. The deed. La fede è letteralmente l'atto di proprietà, l'atto notarile. Of something that has not occurred yet. Di qualcosa che ancora non è avvenuto, but it is going to occur. Ma che avverrà. The Bible talks about faith.
La Bibbia parla intorno alla fede, involving things not seen as yet. Parlando di cose che non si vedono ancora. Notice the word yet. Notate la parola ancora. It means up to this particular moment. Significa non le avete viste fino a questo momento. It means up to this time. Significa non sono ancora reali a questo punto. Faith is the evidence. La fede è l'evidenza. Of things that we believe. Di cose che noi crediamo. But the heaven happened as of this particular time. Ma che ancora fino a questo momento non sono avvenute. But because of faith, ma a causa o per mezzo della fede, they are going to happen. Loro queste cose avverranno. When God makes you a promise, quando Dio vi fa una promessa, He always keeps His word. Lui mantiene sempre la sua parola. Hallelujah. Amen. God is not a man. Dio non è un uomo that He should lie. Che mente. All you need is for God to give you a word about something. Tutto ciò che di cui avete bisogno è che Dio vi dia una parola intorno a qualcosa. For God to give you a promise about something. Che Dio vi dia una promessa intorno a qualcosa. And then you can hold on to it with faith. E poi voi dovete afferrarla con fede. Your faith becomes the evidence. La vostra fede diventa l'evidenza. Of something not seen as yet. Di qualcosa che non è ancora avvenuta. But because God said it, ma siccome Dio l'ha detto, we know it is going to happen. Noi sappiamo che avverrà. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Some of you precious people. Alcune di voi persone preziose. Are holding on in your heart. State tenendo stretto nel vostro cuore. A promise that God made to you somewhere in prayer. A una promessa che Dio vi ha fatto in preghiera chissà quando. It wasn't just your emotion. Non era soltanto una vostra emozione. It wasn't just a fantasy of your mind. Non era una fantasia della vostra mente. But while you were in prayer, ma mentre pregavate, God spoke into your heart. Dio parlò al vostro cuore. It might have been about an unsaved companion that's going to get saved. Forse era una promessa della salvezza del tuo di tuo marito o tua moglie non ancora salvata. It might be about an unsaved child or a backslidden child. Okay. Aveva che fare forse con la salvezza di un figlio che magari è sconvertito. It might be about a disease that's in your body. O potrebbe essere stato intorno a una malattia nel vostro corpo. But the Lord assured you that He's going to heal you. Ma il Signore vi ha rassicurati che vi avrebbe guarito. It may be about some problem that you've been dealing with and you don't have a solution. O forse ha a che fare con un problema per cui voi non avete la soluzione. It could be about a financial need in your life. Potrebbe essere avere a che fare con un bisogno finanziario della vostra But vita. Somewhere in prayer, ma in qualche posto in preghiera. Somewhere by faith, per fede. The Lord spoke a promise. Il Signore ha pronunciato una promessa. He reminded you of something He said in His word. Vi ha ricordato qualcosa che ha detto nella sua parola. And I'm here tonight to encourage you. E sono qua stasera per incoraggiarvi. When you get a word from the Lord, quando ricevete una parola dal Signore, hold on to it by faith. Tenetela stretta per fede. Hold on to it by faith. Tenetela stretta per fede. Because your faith. Perché la tua fede è l'evidenza of things not seen as yet. Di cose che non si vedono ancora. Alleluia. Alleluia. There are so many stories in the Bible. Ci sono così tante storie nella Bibbia. Where I could share with you. Che potrei condividere con voi. Of people who had a promise from the Lord. Persone che avevano ricevuto una promessa dal Signore. And even though it hadn't happened as yet, e anche se non era avvenuta ancora, they held on to it by faith. Loro continuarono a tenere quella promessa stretta per fede. Just because it hasn't happened,
semplicemente perché non è successo. Yet, ancora, doesn't mean it's not gonna happen. Non significa che non succederà. If God said it, se Dio l'ha detto, I believe it. Io lo credo. If God said it, se Dio l'ha detto, you can hold on to it. Allora potete aggrapparvi a questo. It will happen. Se Dio l'ha detto, succederà. Alleluia. There's a story in the book of Matthew that I like to preach. C'è una storia nel libro di Matteo che a me piace tanto. Chapter 9. Capitolo 9. Verse number 20. Matteo capitolo 9 verso 20. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. Ed ecco una donna ammalata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste. For she said within herself, perché diceva fra sé, if I may but touch the hem of his garment, I shall be whole. Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Now the Bible does not tell us the name of this lady. Ora la Bibbia non ci dà il nome di questa donna. But written Jewish history, ma secondo la storia scritta dei giudei, says that her name was Veronica. I giudei dicono che il suo nome era Veronica. And Veronica said within herself. E Veronica disse fra sé. If I can just touch. The hem of his garment. Se solo riesco a toccare il lembo della sua veste. This disease inside of me. Questa malattia che ho dentro. Is gonna be gone. Andrà via. That was the voice of faith inside of Veronica. Quella era la voce della fede dentro Veronica. It's a wonderful thing when God touches us with faith. È una cosa meravigliosa quando Dio ci tocca con fede. When something just rises up within you and says, God's gonna do it. Quando qualcosa in voi cresce e dice, Dio lo farà. God is gonna do it. Dio lo farà. God is gonna do it. Dio lo farà. That's the voice of faith. Questa è la voce della fede. Alleluia. She said, "If I can but touch the hem of his garment." Lei disse, se riesco a toccare il lembo della sua veste. Notice the language. Notate il linguaggio. I shall be. Io sarò. Made whole. Guarita. So she had faith. Lei aveva fede. For a miracle not seen as yet. Per un miracolo che non era avvenuto ancora. It hadn't happened yet. Non era ancora avvenuto. But her faith was the evidence. Ma la sua fede era l'evidenza. Of a miracle not seen as yet. Di un miracolo che non era avvenuto ancora. Now I want to point out something else to you. Voglio evidenziarvi qualcos'altro. She had an if in her faith. Nella sua fede lei aveva un se. She said, "If I may but touch." Infatti lei diceva se riesco a toccare, I may but touch the hem of his garment. Se riesco a toccare almeno il lembo della sua veste. But notice this. Ma notate questo. Her if was not about God's ability. Il suo se non era in relazione all'abilità di Dio. Her if was not about God's willingness. Il suo se non era in relazione alla disponibilità di Dio. Her if was about her personal effort. Il se era in relazione ai suoi sforzi personali. Her if was, if I can just get to Jesus. Il suo se aveva a che fare con se io riesco if ad arrivare dove c'è Gesù. Push my way through the crowd. Se io riesco a farmi spazio in mezzo if alla folla. I can just touch the hem of his garment. Se io riesco a toccare il lembo della sua veste. She said, I shall be made whole. Sarò guarito. Hallelujah. She had no doubt about the Lord's
ability and his willingness to heal her. Lei non aveva alcun dubbio intorno al Signore, alla sua abilità, capacità di guarirla. She not only had faith in his power, non solo lei aveva fede nella potenza di Gesù, but she had faith in his compassion, ma aveva pure fede nella compassione di Gesù. Sometimes we apostolics have faith in his power. A volte noi apostolici abbiamo fede nella sua potenza. But we forget about his compassion. Ma ci dimentichiamo della sua compassione. But she said, I know. Ma lei ha detto, io so. If I can just get to Jesus, se solo riesco ad arrivare a Gesù, I will be made whole. Sarò guarita. Jesus will have compassion on me. Gesù avrà compassione Jesus di me. Will heal me. Gesù mi guarirà. Hallelujah. 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 The next verse says that Jesus turned around to her. Il prossimo verso dice che Gesù si girò and said, daughter, e ha detto figliuola, be of good comfort. Buon cuore. Thy faith hath made thee whole. La tua fede ti ha sanato. You had faith that was the evidence of something not seen as yet. Gesù in effetti ha detto tu hai avuto fede per qualcosa che non era stata fatta ancora. Before you ever saw it, prima ancora di aver visto you l'esito, lo hai creduto. Before you ever felt it, prima di averlo sentito, you believed it. L'hai creduto. Before you received it, prima di averla ricevuta, you believed it. Tu hai creduto. And Jesus said, it's that faith, e Gesù ha detto, è questa that fede has made you whole. Che ti ha reso sana. Alleluia. Let's give him praise. Applaudiamo il nostro Dio. Let me share with you a more modern miracle. Voglio condividere con voi un miracolo più moderno. There's many miracles in the Bible. Nella Bibbia c'è un'infinità di miracoli. But this is not the only place where God is doing miracles. Ma non è solo nella Bibbia che Dio ha fatto miracoli. God is still performing the miraculous in our world today. Dio fa ancora miracoli nel nostro mondo oggi. Amen. In 2017, last year. Nel 2017, l'anno scorso. My wife and I were conducting a special meeting in Hawaii. Io e mia moglie eravamo in dei servizi speciali nelle Hawaii. And the miracle I'm going to tell you about began to unfold in that revival. E il miracolo di cui sto per parlarvi cominciò a svilupparsi in quei servizi. There was a young single lady in the church, 26 years old. In quella chiesa c'era una ragazza non sposata, di 26 anni. She was a very fine young lady. Una bravissima ragazza. But she had a physical problem. Ma aveva un problema fisico. When she was born, quando lei era nata, she was born without a lower left lung. Era nata con la parte inferiore di uno dei polmoni, senza la parte inferiore di uno dei polmoni. The upper part of the lung was there. La parte superiore del polmone era là, but there was nothing for the lower part. Ma la parte inferiore di quella del polmone sinistro non c'era. Consequently, her left lung, the part that was there, did not work. E di conseguenza la parte superiore del polmone che era presente non funzionava. She lived for 26 years with only one lung. Era vissuta per 26 anni con un solo polmone. She actually did quite well. E in effetti stava abbastanza bene. She was a runner in the track at the college and high school and college. E lei era una di quelle che magari andava a correre e faceva parte, credo, di una squadra. This was during the time before she came into the church. Di una squadra dell'università, e questo era qualcosa che lei faceva prima di venire al Signore. She ran races. Partecipava a gare. And won some of them. E ha vinto alcune with gare. With only one lung. Con un solo polmone. Because of her condition, she had to go to the doctor often to have her system checked. E a causa di questa sua condizione doveva andare dal medico molto con una certa regolarità per avere dei controlli. I don't think I told you this, but her name was Sharina. Non credo di averlo detto, ma il suo nome era
Sherina. In January of 2017, nel gennaio del 2017, right at the time that we were having the special meeting in Hawaii, proprio durante quei servizi speciali nelle Hawaii, she woke up one night during the meeting. Una notte durante quei giorni dei servizi si svegliò with a severe pain in her lower left abdomen. Con un fortissimo dolore nella parte bassa del suo addome. It stayed for two or three days and got worse. E quel dolore continuò per due o tre giorni e peggiorava sempre di più. Her mother said, "You've got to go back to the doctor." E sua mamma le disse, "Devi andare dal medico." And the doctor's got to check you. Il medico deve controllarti. Now she had done this many times. E lei aveva fatto questo molte volte. They would hook her up to the machines. La collegavano con dei macchinari. And they would hook up her lung on the right side. E collegavano il suo polmone destro. And it would show that it was operating 100%. Per controllare la sua funzionalità e ha mostrato che funzionava al 100%. They would hook it up on the left side. Poi mettevano gli strumenti nella parte sinistra. And it showed 0%. E c'era la funzionalità dei polmoni era zero. It had been this way for 26 years. Era così già da 26 anni, so dalla sua nascita. She's got this pain. Ha questo forte dolore. She's back to the doctor. È andata dal medico. And the doctor said, "Well, let's test you again." E il dottore ha detto, rifacciamo tutti i controlli. They hooked her up to the machines on her right lung. Hanno controllato la funzionalità del polmone destro. 100%. They hooked her up to the machines on her left lung. Hanno controllato la funzionalità del suo polmone sinistro. And it read. E la lettura era 86%. 86%. The doctor said, "This is a mistake." Il dottore ha detto, c'è qualcosa che non va, la macchina non funziona. Shut all the equipment down. Ha spento tutte le apparecchiature. Made a mistake. Il computer ha qualche and cosa let's saltata. Reboot everything. Hanno riavviato tutto il computer, i macchinari. They shut it down. Dopo averlo spento they e riavviato, rebooted it. L'hanno riavviato. He hooked her up again. Hanno ricominciato a fare i controlli. Right lung. Polmone destro. 100%. Left lung. Polmone sinistro. 87%. 87%. È aumentato un altro punto. Woo! The doctor said this can't be right. E il dottore ha detto è impossibile che sia così. He did some other test. Ha fatto altri controlli. And then he said, e poi ha detto, I've never heard of this in medical history. Ha detto non ho mai sentito nulla del genere in tutta la storia medica. I want to send you back to the mainland. Ha detto voglio mandarti sulla terraferma perché le Hawaii ovviamente sono delle isole. I want your mother to go with you. E voglio che tua mamma vada con te. I want you to meet with the number one lung specialist in the world. E voglio che tu sii controllata dallo specialista numero uno che si occupa delle patologie dei polmoni. The doctor said, "I will pay your airfare for you and your mother." E il medico ha detto, "Io pagherò i biglietti d'aereo per te e tua mamma." "I will pay for your hotel expense." Pagherò per le spese di albergo dove arrivate. "I'll pay for all your food." Pagherò per il ristorante. "It won't cost you anything." Non vi costerà nulla. "I just want the number one specialist to look at you and tell me what's going on." Ha detto voglio che lo specialista numero uno al mondo guardi i tuoi polmoni e mi dica cosa sta succedendo. So while my wife and I were there in the meeting, quindi mentre io e mia moglie eravamo in quei servizi, on a Sunday night after church, una domenica sera dopo servizio, her and her mother got on the plane in Honolulu. Lei e sua mamma salirono sull'aereo ad Honolulu. And they flew to California. E andarono in California. To meet with the number one specialist. Per andare dallo specialista numero uno. She went through two or three days of testing. E fecero dei controlli per due o tre giorni. There was not just one doctor. Non c'era soltanto un medico. There was a team of about 14 or 15 that checked her. C'era un team di medici di 14 o 15 medici che la controllavano. The doctor ran an X-ray on her. E il medico fece una radiografia along with a lot of other tests. Con tanti altri controlli.
And then when he was finished, he told the nurse, "Go tell her I'll come and explain to her in a little while." E poi dopo che lui finì, disse all'infermiera, "Vai a dire alla ragazza che appena sono pronto andrò da lei per spiegarle cosa sta succedendo." So for more than an hour, Sharina and her mother waited to hear the result of the test. E per più di un'ora Sharina e sua mamma hanno aspettato di sentire quali erano gli esiti. Later she found out what the doctor was doing during that hour. Più tardi lei seppe cosa il medico stava facendo in quell'ora di attesa. She didn't know it then, but he told her later. Non lo sapeva durante l'attesa, ma il medico glielo disse dopo. He went to his office. Lui andò nel suo studio. And he put his head on his desk. E mise il suo capo sulla sua scrivania. And he wept and he wept and he wept. E ha pianto, ha pianto e ha pianto. Because he told her that when he did all the testing, perché lui poi le disse che quando aveva fatto tutti i controlli, it showed that she had grown a lower left lung. Era visibile il fatto che era cresciuto la parte superiore, inferiore del polmone. Alleluia! Oh, alleluia! Grazie Dio! The doctor said, "I researched medical history." Il medico le ha detto, io faccio ricerche nella storia medica. He said, "There is not one record." E ha detto, non c'è un solo caso. In all of medical history. In tutta la storia medica. Where somebody was born without a lung. In cui qualcuno era nato senza la parte inferiore di un polmone. That they grew a new lung. E che eventualmente quella parte inferiore crebbe. Alleluia! Alleluia! After 3 days, they were ready to send her back to Honolulu. Dopo 3 giorni furono pronti a rimandarle a casa, Honolulu. The doctor said, "I can't explain." Il medico ha detto, non ho nessuna spiegazione da dare. In fact, he said, "I was talking to my wife in bed last night about this." E infatti il medico ha detto, ieri sera quando ero a letto ne ho parlato con mia moglie. And he said, "I was weeping as I was talking to my wife." E ha detto, mentre parlavo con mia moglie stavo piangendo. He said, "You have to understand, this has never happened." E ha detto, devi capire, questo non There's è no mai. There's no record in medical history non that è this mai ever happened. Successo prima. And so he told her. E quindi lui disse alla ragazza, "I want our medical team to interview you before you go back to Honolulu." Ha detto alla ragazza, prima che tu ritorni ad Honolulu, voglio che tutta il team, tutta la squadra dei miei medici ti possano intervistare. So that morning before she flew back, she met with the medical team of about 15 doctors. E quindi quella mattina prima di andare all'aeroporto era là di fronte a questo team di medici di circa 15 medici. They asked her a lot of questions. E cominciarono a chiedere un sacco di domande. And finally the head doctor. E alla fine il capo di quel team, lo specialista numero uno, they asked her how she thought this happened. Le chiesero come lei pensava che questo fosse successo. She said, "Jesus did this for me." E lei ha detto, Gesù lo ha fatto per me. The doctor said to her, "Why do you think Jesus did this for you?" E il medico le disse, "Perché pensi che Gesù sia stato quello che lo ha fatto?" She said, "Really, doctor?" E lei ha detto, "Veramente, dottore?" "He didn't do it for me." Lui non l'ha fatto per me. "Because I lived 26 years with just one lung." Perché io sono vissuto per 26 anni con un solo polmone. "And I did fine." E andavo tutto bene. "But doctor?" Ma ha detto, "Dottore?" "He did it for you." Gesù l'ha fatto per te. "So that you can see that Jesus is a miracle worker." Affinché tu possa sapere che Gesù fa ancora miracoli. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! 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 Hallelujah!
My wife and I were back in Hawaii the first of this year. Io e mia moglie siamo ritornati nelle Hawaii quest'anno. Sharina was in service. Sharina era là in chiesa. She was worshiping. Lei stava adorando. She was dancing. Stava danzando. She was shouting. Stava gridando di gioia. Because God did something wonderful for her. Perché Dio ha fatto qualcosa di meraviglioso per lei. I don't know what the need is in your life tonight. Non so quale sia il tuo bisogno stasera. I don't know what promise you've been hanging on to. Non so a quale promessa tu sei stato o sei rimasto aggrappato. I don't know what scripture you've had in your grip. Non so a quale scrittura tu sei afferrato. I don't know what promise God spoke to you in prayer. Non so quale promessa Dio ti abbia dato in preghiera. But I just want to tell you faith. Ma voglio stasera dire che la fede is the evidence è l'evidenza of things di cose not seen che non si vedono ancora. Alleluia! Alziamoci tutti quanti all'impiego. Continuiamo ad applaudire al Signore. Alziamo la nostra voce a Dio. Alleluia! 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 Now I'm not going to ask everybody to come to the altar. Ora io non voglio chiedere a tutti di venire all'altare. I would certainly like it if you did. Non mi dispiacerebbe se voi lo faceste. But I'm especially appealing to folks. Ma sto in modo particolare facendo appello a persone. That there's a promise you've received from God. Che avete una promessa che avete una promessa che avete ricevuto da Dio. That you have not yet received as yet. Che non avete ancora visto l'adempimento. But you have faith. Però hai fede. You're holding on to that word from the Lord. E sei aggrappato a quella parola, quella promessa del Signore. You're holding on to that Bible verse. Sei aggrappato a quel verso biblico. You're holding on to that promise God whispered to you in prayer. Sei aggrappato a quella promessa che Dio ti ha sussurrato in preghiera. You haven't seen it as yet. Non l'hai ancora visto. But your faith is still holding on to the promise. Ma la tua fede è ancora aggrappata a quella promessa. Whatever that promise is, would you come and fill up this altar area? Qualunque sia quella promessa, venite qua davanti all'altare stasera. Hallelujah. When you get down here.